noi chiediamo al governo, io ho scritto una lettera al Premier Conte per chiedere di incontrarlo e spiegargli le nostre ragioni. Noi siamo convinti che nell'analisi costi e benefici fatta dalla commissione presieduta dal professor Ponti non ci siano le competenze logistiche e turistiche per calcolare tutti gli enormi benefici che darà la realizzazione della TAV, perché la TAV non serve soltanto a Torino ma serve a tutta la pianura padana e ci porterà fino in Cina. Non possiamo assolutamente perderla, la situazione economica si sta aggravando, la Fiat, le auto Fiat prodotte per il mercato italiano sono in riduzione del 40%, nei prossimi 2 anni avremo un aumento della disoccupazione, abbiamo bisogno assolutamente di segnali per la ripresa, di segnali che portino all'interesse verso l'Italia di investimenti esteri che da tempo non arrivano a Torino. Allora questa decisione della TAV è fondamentale. A me non interessa che decidano domani mattina o dopodomani, a me interessa che arrivare al sì. Per arrivare al sì abbiamo chiesto al Premier Conte stamattina con una mia lettera che ci ascolti. La mia lettera è scritta a nome dei 108.018 che hanno aderito alla petizione Citao che ho scritto insieme ai ragazzi di Sì Lavoro e quindi mi aspetto delle risposte positive. La manifestazione di sabato è una manifestazione assolutamente apolitica, non a favore dell'opera, a favore del rilancio dell'economia e del lavoro, e non è contro il governo, non è contro nessuno. Noi vogliamo il lavoro, vogliamo il rilancio di Torino, del Piemonte e della pianura padana, e la TAV è l'opera più importante del futuro. E per questo motivo ci aspettiamo sabato mattina tanti amministratori di tutte le tendenze, amministratori comunali, locali e regionali. A proposito della battuta di stamane di Salvini sul referendum, che lui non si opporrebbe a un referendum, allora purtroppo la Regione Piemonte non ha istituito il referendum consultivo come hanno fatto le regioni Lombardia e Veneto, però in consiglio regionale c'è una proposta della Lega per istituire il referendum consultivo. Io ho parlato con il segretario della Lega Molinari che riproporrà all'attenzione della regione questa istituzione. È una cosa, come mi ha detto il governatore Totti stamattina, che si può approvare in tre ore e il Piemonte avrebbe la possibilità di esprimere il proprio parere sulla TAV. Pare che l'analisi costi-benefici non sia favorevole, così sembrerebbe da quello che ha detto ieri il professor Ponti. Detto questo, ora il governo deve decidere, è urgente, urgente, urgentissimo. Ecco, ma nel caso in cui decidesse che la TAV non si deve fare? Ma noi siamo qua perché siamo ancora confidenti che si possa fare, nel senso che non è che con questa analisi costi-benefici del professor Ponti si decide la bontà di un'opera fondamentale per il Torino, per il Piemonte, per tutta l'Italia. C'è un tema politico importante che il governo deve prendere, quindi una decisione fondamentale che deve prendere, parlarne con i colleghi francesi e soprattutto dichiarare ai cittadini che cosa intende fare. Ma noi siamo molto confidenti che darà un buon proseguimento dell'opera. Non ce ne sarà bisogno del referendum, perché vedrete sabato quanta mobilitazione di territori ci sarà. Sarà quella la voce del territorio. Questa volta non è una manifestazione di piazza, ma è una mobilitazione lampo, un flash mob o sit-in, come vogliamo chiamarlo. Quindi non andremo lì per farci contare, se possiamo dirlo, ma diamo voce a tutta la nostra comunità di persone che ci sta seguendo e ai sindaci, agli assessori che hanno intenzione di dire per l'ennesima volta sia alla TAV di esserci, farsi vedere e dar voce alla bontà di quest'opera. Non parliamo di numeri. Noi siamo qua oggi, purtroppo dopo 2 mesi, di nuovo a parlare con voi di una decisione che siamo tutti in attesa che arrivi. Quindi concentriamoci su quella, concentriamoci sull'urgenza di questa decisione che non spetta a noi. Noi che cos'altro possiamo fare se non mobilitare le persone che ci seguono, i sindaci che sono a favore della TAV e dargli voce e portarli in piazza con noi. Chi deve decidere è il governo.
Ovviamente non siamo contente, siamo qua per protestare nel caso in cui fossero negativi, ma soprattutto siamo qui per sollecitare una presa di decisione da parte del governo, che sarà basata non solo, lo sapete tutti, non solo sull'analisi costi-benefici, ma su tutta un'altra serie di variabili che ogni governo eletto deve tenere in considerazione.